Ciao a tutti amici da casa, oggi vi insegnerò l'utilizzo della cella di OpenOffice. Allora, dal mio sito videocorsi ABC del foglio di calcolo celle. Allora, la cella, come abbiamo visto nel primo corso, è l'intersezione delle colonne e delle righe. Questa è la cella. La cella ha un riferimento, noi possiamo chiamarla, questa è la cella A1 e possiamo vedere il riferimento anche qui, prende il nome prima dalla colonna e poi dalla riga. La cella può contenere numeri, valute, orari, date o testo. Identificheremo quindi il dato, cioè il contenuto della cella, e noi immetteremo nella cella i dati. Per vedere quello che immetteremo nella cella, quando modificheremo la cella, possiamo vederlo cliccando su Formato celle oppure premendo il tasto sulla tastiera contemporaneamente Ctrl più 1. Praticamente vi faccio vedere dalla tastiera su schermo, se noi premiamo Ctrl più 1 automaticamente ci aprirà la cella. Il formato, la finestra formatta cella, questa è una finestra di dialogo. Qui all'interno di questa finestra possiamo fare qualsiasi cosa sulla cella, possiamo manipolare tutte le nostre celle e non solo possiamo manipolare il dato nella categoria, ma possiamo anche vedere le varie linguette o tab o etichette. E quindi possiamo modificare anche il carattere, l'effetto, quindi tutto ciò che ha a che fare con la cella o con il contenuto della cella e con l'aspetto della cella. I bordi, lo sfondo. Quello di cui ci concentreremo oggi è sul primo tab o etichetta numeri, perché andremo a vedere il dato della cella, che cosa si può mettere all'interno della cella. Come abbiamo visto, possiamo mettere dei numeri, delle valute, degli orari, delle date o del testo, eccetera, eccetera. E possiamo vederlo qui. Predefinito nel foglio di calcolo è il numero standard, quindi tutte le celle sono condizionate da questo. Il numero standard vuol dire che qualsiasi cosa scriveremo, anche se scriveremo un testo, sarà effettivamente visto come un numero. Altrimenti possiamo scegliere qualsiasi altro tipo di dato, ad esempio una valuta. Automaticamente ci metterà di fianco il tasto, l'euro, una data, in questo caso, un orario scritto così, o alla fine di tutto c'è un testo, o cioè possiamo scriverci qualsiasi cosa. È da notare che tutto quello che scriviamo all'interno della nostra cella, quando entriamo in modifica e quindi quando scriviamo, sarà preso da Excel e sarà utile per i nostri calcoli. Se noi scriviamo, io in questo caso ho scritto 12, e sarà quindi il dato della nostra cella, in questo caso è tutto chiaro che è un numero. Nel caso noi dovessimo scrivere 12 e euro, il simbolo dell'euro, battendo invio confermo quello che ho scritto, automaticamente ci ha preso la categoria valuta, con due zeri decimali, quindi due posizioni decimali. Se noi avessimo scritto una data, 31 barra 12 barra 10, ci ha preso una data. Ripeto che per vedere questa finestra formata cella possiamo premere sulla tastiera Ctrl più 1 oppure andare a premere formato celle. Ci farà vedere solo la cella selezionata. Per fare la stessa cosa su più celle, dobbiamo selezionarle. Tutte queste celle applicheremo quello che decideremo da questa casella di dialogo. Altrimenti lo faremo solo ed esclusivamente sulla cella che abbiamo selezionato. Ancora, se volessimo scrivere un orario, nel caso
del foglio di calcolo lo dovremmo scrivere seguito dal punto. Perché? Perché questo è quello per cui è stata programmata. L'orario ce lo darà secondo queste regole. In questo caso potremmo vedere le ore, i minuti e i secondi, e quindi tre posti. Se noi volessimo scegliere due, ne scegliamo due e non ci farà vedere i secondi. Vediamo. Allora, abbiamo detto che il foglio di calcolo ci serve per facilitarci nei calcoli e quindi nel lavoro. Per completare il discorso possiamo fare questo esempio, che se vogliamo fare l'esempio dell'addizione, quando noi andavamo a scuola, possiamo arrivare alla conclusione che se, come nell'addizione, ci sono gli addendi e poi l'ultima cifra che scriveremo sarà la somma tra i due addendi. La stessa cosa è nel foglio di calcolo. Noi dovremmo dare al primo valore della prima cella un valore, a un'altra cella il secondo valore e poi ci sarà una terza cella che farà il calcolo. Quindi, se noi nello specifico assegniamo alla cella 1, interessante, assegniamo alla cella A1 il valore 3 e alla cella A2 il valore 2, dovremo programmare la somma delle celle adiacenti con ad esempio la casella A3 cliccando sul pulsante sommatoria. Facciamo un esempio nello specifico. Se noi sulla cella 1 scriveremo il valore 3, dopodiché premo tab per spostarmi di fianco e qui scriveremo il valore 2, sarà la cella C1 a doverci dare il valore. Perché? Perché qui ci sarà il valore 3, qui ci sarà il valore 2, automaticamente dovremo scrivere la nostra somma, qui non potremo sovrascriverla sulle due scegliendo sempre una delle due dove avevamo scritto gli altri valori. Oppure potremmo scegliere qualsiasi altra cella per la somma dei nostri valori. È meglio all'inizio utilizzare la cella adiacente, perché in questo caso cliccando il pulsante somma è stato programmato proprio per aiutarci in questo. Farà automaticamente la somma delle due celle adiacenti perché abbiamo scelto la cella finale. Ed infatti ci ha fatto la somma delle due. Se noi adesso, per esempio, qui cambiamo il valore, sono andato sulla cella, ho immesso un altro valore, in questo caso ho premuto 8 sulla tastiera, dopodiché ho confermato il valore premendo invio, enter, questo. Ecco che automaticamente la cella finale, quella che abbiamo scelto per fare la somma, ci cambierà il risultato. E questo è il bello del foglio di calcolo. Ci metteremo magari un po' a capire il funzionamento delle varie celle, però effettivamente noi possiamo fare tutti questi calcoli. E in questo caso, come vi ho detto, predefinito è il valore CTRL 1. È il numero, è la categoria numero. Quindi possiamo scegliere magari quest'altra categoria di numeri che adesso scriveremo. Magari ho selezionato tre celle, dopodiché vado su formato celle e qui invece di numero andrò a scegliere valuta. Significa che quello che scriverò qui automaticamente immetto 2 e batto invio. Vedete che mi dà il valore in euro. E quindi questa sarà valuta e sarà una somma tra valute. Ok? Ed effettivamente farà 7. Non solo, andiamo avanti, selezioniamo ancora queste altre tre celle e gli darò un orario. Ovviamente in questo caso vi faccio notare che devo scrivere il mio orario secondo le sue regole. E anche le date le devo scrivere secondo le sue regole, una volta che le ho scelte da questa finestra. Ora, nel caso dell'orario posso scegliere anche questa regola, quindi quattro cifre in totale, 2 a 2 distinte dal punto, separate dal punto. Una volta che l'ho scelto però devo scrivere così, quindi devo scrivere 10.00 e quindi batto invio o tab per spostarmi di fianco, che è più semplice.
perché se battevo invio mi andava sotto. E anche qui 11.00 tab, dopodiché qui dirò di fare la somma. Ovviamente si tratta di una somma di orari, quindi 10 più 11 faranno 21. Posso vedere che se qua scrivo 15, 15.00 perché voglio dare. Non è che sbaglia il foglio di calcolo, è che effettivamente qui intende, dato che lo abbiamo scelto noi, abbiamo scelto la prima parte del formato, intende un'ora di 24 ore, quindi 10 più 15 farà un giorno e quindi sarà l'ora in più che qui abbiamo impostato, altrimenti dovevamo scegliere quest'altro tipo dove va a indicare che noi faremo una somma indipendentemente dai giorni perché non ci interessano e quindi effettivamente sono 25 ore. E quindi è importante la scelta del dato perché è il dato che alla fine ci farà un calcolo sul foglio di calcolo e dobbiamo stare attenti proprio a non confondere i tipi di dato che immetteremo all'interno delle celle. Questo perché? Perché in questo caso io ho fatto fare alla cella finale adiacente alle altre il calcolo sulle altre due, quindi su questa, sulla cella C3, ho fatto fare il calcolo della A3 alla B3. Nel caso della cella C2, questa qui selezionata, io ho fatto fare il calcolo della cella A2 e B2. E nel primo caso A1 e B1. Ed effettivamente lui mi ha fatto il foglio di calcolo, mi ha fatto la somma in euro, la somma in ore, la somma in numeri. Ovviamente dobbiamo stare attenti perché se ad esempio io mi mettessi qui sotto alla C4 e clicco su somma, mi farà la somma sempre delle celle adiacenti. In questo caso mi farà la somma di un numero, di una valuta e di un'ora. E il risultato che uscirà non sarà proprio quello che mi aspetto, oppure non è quello che voglio. È molto importante quindi precisare, sapere che tipo di dati andremo ad immettere nel nostro foglio di calcolo. In questo modo potremo fare dei calcoli precisi, quelli che ci serve fare. Ecco, noi non possiamo fare affidamento su quello che il foglio di calcolo pensa di noi, ma dobbiamo essere specifici e ad assegnare ad ogni cella uno specifico dato. Altrimenti rischiamo di sommare giorni o numeri o aspettarci una differenza tra date senza avere il nostro corrispettivo calcolo. Questo è importante, ricordiamoci che se vogliamo effettuare delle semplici operazioni utilizzando il pulsante somma, che è quello un po' più utilizzato, dobbiamo sempre mettere dei dati, possibilmente adiacenti, non è detto che li dobbiamo mettere per forza a fianco in orizzontale, potremmo anche metterli in verticale. Ok, dopodiché ci dovremo mettere sulla cella dove vogliamo effettuare il calcolo, la sommatoria. Se ci mettiamo proprio di fianco, automaticamente il foglio di calcolo capisce che vogliamo effettuare questo tipo di somma. Oppure nel caso se ci mettiamo qua, capisce che dobbiamo effettuare questo tipo di somma. Nelle prossime lezioni vedremo come effettuare delle somme anche senza che esse siano adiacenti. In questo modo possiamo fare possiamo cominciare a calcolare, a fare della programmazione sul nostro foglio di calcolo. Con questo vi saluto, alla prossima.